Bene, allora, sì, devo andare giù di qua per forza, penso di dovermi anche bagnare i piedini e quant'altro. Adesso, sì, no, lasciati andare, è inutile che ti appendi. Allora, sì, perché la mia fobia, purtroppo, non è una cosa che si limita alla vita reale, si espande anche al solo vedere certe cose, e quindi mi prendo un po' male. Sì, le cose fuori posto. Persino mi è capitato di avere paurissima anche solo a guardare. Io non so dove sto andando, ma ci provo. Vediamo se è da qua che se devo morire o se ce la faccio direttamente da qua. Di aver paura anche dei presepi fatti dentro le chiese. E non riesco a guardarli. Mi sa che ho sbagliato punto. Ma no, io devo andare giù di qua, scusami. Proviamo ad andare qua. Va bene, ok. Mi sa che ho fatto una cosa che non dovevo fare. Io devo salire su. No, devo andare giù di là. Non è possibile. Da questa parte non ha senso. Mi sa che devo riprendere la corda e morirò nel tentativo di farlo. No, sì. Bah. Ok, proviamo ad andare giù di là. Ma non è così. No, non ce la posso fare da questa parte. Dove sono? Dove sono finito? Oh, mamma mia. No, ok. Sto facendo una cosa che non serve. Sì, ho capito, ma non so come. Monkey come? Da quale parte? Sopra lì? Devo prendere tutte le liane che trovo? Può darsi che sia quella l'altra liana che devo prendere. Vabbè, proviamo intanto. Intanto discutiamo della vita, ragazzi, non lo so. Per esempio, no? Mi stavo chiedendo stamattina, perché ogni volta che io seguo un nuovo canale di YouTube che mi piace tanto, all'improvviso, o la persona in questione che fa i video smette di farli perché si stufa proprio all'improvviso, ma proprio tipo 2 giorni dopo che io comincio a seguirla, no? Oppure diventa famosissimo e non c'è più modo, cioè nel senso io continuo a seguire perché ci mancherebbe, però è chiaro che non c'è più interazione perché se cominciano a scriverti 20.000 persone, tu non rispondi più a nessuno e ovviamente anch'io. No! Vedete ragazzi, no, perché da qua sotto? Vabbè, tanto stavo parlando, ma non era per distrazione, che proprio non sapevo dove dovevo andare. E quindi, boh, mi chiedo questa cosa, perché ce ne sono tantissimi che, cavoli, ho cominciato a seguirli e boh, e sono spariti. Non so perché la gente si stufa così in fretta. Forse, boh, si aspettano appunto di diventare famosissimi e poi non lo diventano e smettono. Però magari il contenuto è carino. E invece gli altri che appunto diventano famosi, poi smettono ogni interazione che per me ha dell'assurdo perché è proprio. No, ma scusa, come ci arrivo io di là? Però ci devi arrivare, tesoro. Ah, ok. Si vede che prima ho saltato troppo. Ho saltato troppo poco. Non mi fido tanto. Posso andare su? Secondo me è più sicuro se mi metto qua. Ecco, appunto. Non me l'aspettavo questo, ragazzi. Wow, ok, bene. Aspetta. Ecco, facciamo così e vediamo se riesco a. Ah sì, ci sono quasi, dai dai ragazzi, ci sono quasi, anche se parlavo e mi facevo gli affari miei, ci sono quasi. Ci siamo, dai, girati tesoro di qua. Se tu smettessi di darmi consigli, tesoro, vedete che spara da solo, questo è un bug secondo me, perché io non ho tirato fuori niente, giuro. Continua a sparare per i fatti suoi quando c'ha voglia. Va bene, allora, adesso vediamo dove siamo, se ci finisco sopra direttamente, ma non così, non così, Nathan! Meno male che siamo qua. Ragazzi, meno male che siamo qua. Non so dove scendere. Dove scendo?
Posso? No, no, no! Ragazzi, questo povero ragazzo ha un sacco di problemi. Ma ve l'avevo già detto, vi avevo avvertito di questa cosa. Allora, vediamo da qua se riesco a... Qua posso scendere? No, non puoi farmi fare niente. Quindi, dove cazzo scendo? E no, comunque dicevo che l'interazione è tutto, in generale, anche per tener vivo un canale. E quindi non capisco come ad un certo punto le persone continuino ad essere famosissime, ma non rispondono assolutamente mai a nessuno dei messaggi che mandano loro. E per me è un mistero, perché io non ci posso fare niente, ragazzi, io lo ammetto spudoratamente, se non mi si risponde io non commento più, magari continuo a guardare, perché per carità, ma io non commento assolutamente più perché non ho tempo da perdere. Cioè, voglio dire, non hai 2 minuti per rispondere, pazienza. È ovvio che se c'hai 20.000 persone, è normale che... No, non c'è verso. Però credo di essere arrivata a qualcosa qui. Però non è un problema mio, nel senso, se tu hai 20.000 persone a cui rispondere, non rispondi manco una. Io non lo so, mi prenderei, che cavolo ne so, un po' di tempo per almeno una decina di persone al giorno a cagarle, perché così è proprio triste. E niente, facevo questa considerazione qui. Ovviamente sto parlando solo di, come si dice, di messaggi su YouTube, perché io non mi permetterei mai, per esempio, di andare a mandare messaggi privati a persone che non conosco, tipo su Twitter o su Instagram, non esiste proprio. Se non vi conosco, non vi manderò mai messaggi, perché non so come può essere recepita la cosa. Soprattutto, You should be able to drop right down under the grazie, envelope sono felice che tu mi stia dando tutti questi consigli. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, un'ora e mezza dopo, ho tutta una scusa per parlare, ovviamente, però ce l'abbiamo fatta. Ma ricordo di aver avuto problemi anche... Sì, mi ha chiesto quando è stata l'ultima volta che mi sono fatto l'antitetanica, e effettivamente, ok. Possiamo scendere, bene. Okay, I'm in. What do you see? Something nasty happened to these guys. Schifezze, There's blood vedo. everywhere. Ma And soup. sono andata dalla parte giusta? No, perché alla fine... Vabbè. Ah, ok, qua si preme. Sempre meglio che usare la rotellina, come con Eda. Adesso devo usare la rotellina. E allora siete bastardi. E no, dicevo che anche la prima volta che l'ho fatto ci ho messo una vita a capire da che parte dovevo passare. E come dicevo l'altra volta, è proprio questo il punto di questo gioco, è capire da che parte devi passare, le cose che devi... Ho trovato un cadavere. Le cose, gli appigli che devi trovare. E tutto sta in quello, perché sennò cadi e muori, ovviamente. Ma l'avete già visto. Ebbene, non è un bel commento, comunque, vabbè, comunque, se è un nazista, sì, va bene, il commento è giusto. Cosa sono? Qui trova roba che comunque vale, però per lui non è mai abbastanza. Now, where'd you get this, my decomposing friend? Ah, quindi è anche più vecchio di quello che pensavo. Vediamo se dobbiamo Think the cascare trail con just got warm tutto again. il coso How già so? adesso, Well, eh? I just met a guy with pockets full of Spanish gold. Only the coins are stamped with a mint mark I've never seen before. Quando mai? Looks like our German friends had a little secret. Lui trova sempre queste monete che non ha mai visto prima. E anche altre cose, a parte le monete, troverà che non ha mai visto prima. Però il punto è proprio questo, scoprire nuovi tesori. Dai, forza, tiriamo. Adesso vediamo se dobbiamo cadere proprio adesso in questo momento, eh? Perché sento che siamo in un posto in cui non ci vogliono, quindi prima o poi verranno a dirci che non dobbiamo stare qui e cercheranno di ucciderci. E quindi dobbiamo nuotare adesso, bene, che bello. Ok, vai su lì, che meno sto nell'acqua meglio è, come in tutti gli altri giochi. E cosa abbiamo risolto? Cozy.
Sì, certo. Quando era sott'acqua ancora di più, penso. Un'altra delle cose che mi fanno una paura incredibile, stare chiusi in un coso del genere sott'acqua, beh, non esiste proprio, non so la gente come faccia a decidere di fare una vita del genere. Mamma mia, per carità, buongiorno. Beh, di sicuro gente viva qua The sopra non captain's ne quarters. trovi, Nathan. Get this. He's still here. Ah, il He left capitano? for us to man. Yeah, looks like he was killed. Ripped to shreds, actually. Da cosa? Oof, what a way to go. Yeah, sounds terrible. Check his wallet. Ma dai, He's gonna help find Sally. someone. Oddio. Vabbè, concordo comunque, dai, guardiamo chi è il nome. Ah no, c'è una mappa. Ma cazzo, ma tutti quanti muoiono con le mappe in mano qui. Eh sì, c'è proprio bisogno di fare adesso questo controllo. Non puoi uscire prima. Find anything, kid? UK 2642. Vediamo cosa trova. Gotcha. Are you all right? Puoi condividere? Sully, No. you're not gonna believe this. Try me. Come al Think I found our solito. missing page. You're kidding. Looks like Drake and our German pals were after the same treasure. Hanno già I've got trovato the la map pagina that's gonna lead us mancante. right to it. Nate, this better not be another wild goose chase. Vi ricordo che We're gonna get stavamo something out of seguendo this somehow. una statua d'oro che è stata For what? trascinata fuori da una cava, no, da una cava, Sully? da una Are you catacomba. there? Ai ai ai, mi sa Sullivan? che Sally è stata intercettata da qualcuno. Quando smette di parlare è un pericolo perché quello parla sempre, soprattutto dicendo stronzate. Va bene, andiamo avanti. Dobbiamo uscire da qui e andare a vedere cosa è successo a Sally, immagino. Vai un po' troppo lento, però, te lo devo dire, tesoro. Ecco, bene, bene. Tra l'altro, che cos'è questa? Una That's testata probably bad. nucleare? Eh sì, direi che è bad, molto bad. Ok, fai da solo, meno male perché la vedevo male. Quindi adesso esplode tutto e casca giù come avevo già detto. Ah, ciao, chi sei? Siccome punti un fucile, non credo che tu Friend sia here, Sully? amichevole. I'm Gabriel Sì, Knight. guarda che Yeah, I know amici. who you are, asshole. Ah, sì, io Nonsense, no. young man. This is just business. Però usate le Easy. pistole. Put your hands up. Hey, you're up. Ok, la mia se la son So presa, your friend owes me money, ovviamente. Mr. Drake. A lot of money. So when he told me that you two were onto something big, the find of a lifetime, he said, well, I was intrigued. But he's made grand promises before, haven't you, Victor? And here we are again. Lui è, Another usa fool's dire errand. balle. Jeez, does he always go on like this? Take it easy, Navarro. Se stessi zitto, So, che non è il momento di dire stronzate, ma find quelli lì sono something. saliti così, senza Yes, of problemi. Io course mi you sono found fatto un culo e something sono morto tre there, volte. Mr. Drake, that might compensate for all this unpleasantness. Eh sì, This beh, isn't very effettivamente clever. non sei la persona più simpatica Just del give me a mondo, minute. Sally. Ti sei fatto un Sorry. sacco di amici in giro. Come usciamo da questa... No, il What does librettino e la it mean, mappa. money in Anche i that laughing librettini si pool sono presi gathering? da Sally. Te l'avevo Well, detto di non maybe it's a lasciarlo a lui, coincidence. Nathan. The Germans were after the same treasure. That map has something to do with it. So, we're square? Gli ha detto tutto, quindi. For now. But just in case you need a reminder. Hey, come on, leave him out of it. Yeah, don't you guys use a Perché newspaper si for fermano clues tutti, sometimes? Non è che prendono e sparano e basta. Si No, I think it's fermano ad stupid. ascoltare quello che abbiamo da No, dire e whoa. poi Come on, Roman. vengono fregati He's da got questa nothing to do. Sully! esitazione. Beh, a parte Sally Sully! che viene beccato. Stop it! Oh mamma mia, abbiamo beccato Sally. Lì sì, c'era una cosa che stava per esplodere. Mamma mia, questa scena è terribile. Ancora peggio delle cose fuori posto sono le cose fuori posto che esplodono. Nathan, dobbiamo scappare, quindi è inutile che stai lì a guardare il cadavere, via. Cerchiamo di andare. No, 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 andiamocene, andiamocene. Nathan. Oddio, questo pezzo qua è un altro di quelli che mi ha dato problemi. Ma erano già lì che... ma perché non... No, no. Allora, aspetta. Ok.
Perché continuano a spararmi dietro, devo trovare un posto giusto dove andare. Ok, avevo. Ok, se potessi prendere un'arma, perché non sapevo dove scappare, ragazzi, dovete avere pazienza. Guardate come corre, eh? Contanto che gli hanno appena ammazzato l'amico, guardate come corre. Cioè, 2 secondi ci mettevo a scappare, sono dovuto morire 2 volte lo stesso. Questa è lei, figuriamoci. Oh, brava. Oh, un monumento ti devono fare. Oh, che palle queste scene. Sì. Perché loro passano ed è normale di vedere due attaccati al muro così, li lasciano tranquillamente come niente fosse, perché non vi hanno visto. Ma non dargliela! Difenditi tu, ma perché gliela dai? Ma non ce la meritavamo questa pistola. Dove cacchio dobbiamo andare? Vabbè, qua ovviamente non. No, no, mettiti giù. Ok, tanto dovevamo scatenare l'inferno per forza. Come succedeva in Last of Us, dobbiamo scatenare l'inferno per uscirne. Ah, lei ne aveva più di una di pistola. Bene. Ok, e dove. Dove. Ma dovevo tornare di qua? Eh sì, è una delle mie caratteristiche, è proprio quello che fa di me un grande personaggio, giusto perché mi sparano dietro. Oh, cominciamo a ragionare, ragazzi, che prendiamo cose belle e adesso devo però capire come funziona tutto ciò. Ok, ma non posso salire qui sopra? O sì? Perché c'è questa opzione se non posso andare? Ma posso andare? Scusa, se ti levassi dalle balle, ragazza? Scusami, eh. Ok. Ah, posso anche sparare da nascosto da dietro appeso. È una cosa interessante. Vedete che finché si trovano i proiettili delle stesse armi, bene, se no ci sono poi armi diverse di cui ci possiamo appropriare, però non possiamo tenerne più di due, credo. E vaffanculo. No, stacca dietro. Qua? Oh, wow. No, 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 la bomba no. La bomba bisogna scappare perché ogni tanto ci tirano dietro le granate o le bombe a mano, vabbè, non so che differenza ci sia, però è così. E spero anche di trovarne perché io sono bravissima in questo gioco con le granate, ve lo dico, come in tutti gli altri. Ma il sistema di lancio almeno qua ha senso. Perché vi dice quasi esattamente dove va a finire la schifezza quando la buttate. E quindi è utile, insomma. Vediamo se riusciamo a scendere e poi a coprirci dopo. Lo sapevo che prima o poi dovevamo passare di qua, mi ricordavo questa cosa. Allora, no, ma cosa fai? Ma io veramente non ho parole, ragazzi. Scusate, però purtroppo ogni tanto muoio senza alcun motivo. Perché faccio stronzate senza. Ma perché io volevo mettermi qua dietro, ma non me lo fa fare, e allora va bene, ti sparo da qua, che devo fare? Beh, almeno non ci vuole tanto a farli fuori questi qua. Tu sei molto più brava di me, ma non avevo dubbi. E non mi ricordo come si chiama, poverina. Stay close. Stay close. Se andasse per i fatti suoi, secondo me sopravvivrebbe. Invece, con noi dietro, rischia di morire. Nate. Ok, quindi tutto il casino che avevamo fatto prima aveva senso perché poi questo pezzo lo dovevamo usare. Ok, What the hell is andiamo. this place anyway? Non lo chiedere a me, Long ragazza, story. perché. Tell you later. Ah, adesso me lo dici come si ricarica, l'ho già scoperto, non è che. Ma dobbiamo ritornare di qua? Io penso di sì. Cioè, io penso che dobbiamo salire su di qua perché c'erano tutti quei posti dove vi avevo detto che ci
ci dovevamo nascondere e infatti così è. Okay. Ragazza, è inutile che fai questa cosa di passarmi davanti e farti sparare, eh? Non ha molto senso. No. No, ma non voglio saltare dall'altra parte. Non darmi queste idee, perché devo fare altro prima. Ok. Ma se io volessi cambiare l'arma... perché me l'hai cambiata? Io prima c'avevo questa in mano. Non so se ho fatto io qua. Ah, ok, posso fare anche queste cose molto fighe. Va bene, no, andiamo. Ragazza. Ok. Poi prendo un pochino più mano con le cose, perché mi ricordo che ero molto più brava a scegliere le munizioni da prendere quando c'era bisogno. Non so cosa mi stai dicendo, non ne ho bisogno, per adesso sto così. Perché il vabbè, io ricarico come in Resident Evil, ma non è così che si fa. E il punto è che certe armi possono essere usate quando sei appeso e devi sparare, tipo la pistola. E se non hai una pistola e lui rimane appeso e hai soltanto mitra, cose così, non puoi usarlo. Ce ne siamo accorti, Nate, non è che devi dare informazioni sagge fino a questo punto, eh. Ma queste cose rosse le hanno lasciate loro per farsi luce? Allora, dobbiamo prendere la scala che da cui era sceso, esatto, Sully. Il povero Sully che è morto. Allora, andiamo. Adesso appena spuntiamo con la testa su c'è qualcuno che ci saluta, immagino. Vediamo qua dietro. Lo sapevo. Lo sapevo. No, la bomba no! Ok. Tu perché hai lanciato la bomba? Non c'è nessuna che potete lasciarci. Mi serve la bomba a mano. Non volevo farlo su questo. Adesso ce ne lancio un'altra. Dai, vieni fuori con quel braccino. Ok, adesso andiamo... No, non fare così, aspetta. Qua? No, direi che li abbiamo fatti fuori tutti. Adesso andiamo a prendere... Nate! Adesso andiamo a prenderci le... ha sparato da solo, non volevo farlo. No, siamo pieni. Ma va? Pieni di tutte e due? Ok. Saranno quelli per la pistola. Se ci fosse il barile che c'era un tempo, invece non c'è più. Era da questa parte, quindi non sarebbe stato molto utile, però l'idea era quella. Ah, ma io forse potrei anche sparare a quei cosi... ai braccieri a cui ho dovuto sparare per infuocare tutto, però al momento non ce ne sono. Ha sparato di nuovo. No, ragazzi, questo è un problema del gioco, eh? Non sono io che sono scema, è proprio che spara da solo. E più avanti potrebbe essere un problema serio, se non dobbiamo far rumore e questo si mette a sparare da solo, non è il massimo. Perché c'è anche una componente di furtività in questo gioco, che ovviamente io sono così brava sempre a portare avanti. Però se dovesse essere così e quello si mette a sparare, mi mette in difficoltà ancora di più. Passo dall'altra parte, andiamo a nasconderci qua e cerchiamo di tirarli fuori da qua. Tirarli fuori, farli fuori. E ovviamente cambia arma da solo quando abbiamo finito i colpi dell'altra. Vediamo se trovo i colpi dell'altra. No, questi sono di pistola qui. Anche questi mi sa. Qua. No. E allora andiamo su. Qui. No. Tutte pistole, non è vero. Usate tutto il mitra. Stay with me. Ma lo sa da sola, glielo devi anche dire. Figurati. Ma sei tu che devi star con lei più che altro. Visto che t'ha salvato il culo perché t'ha dato una pistola. Dove mi nascondo per spararvi? Vabbè, mettiamoci qua dietro. Ok. Non so da dove arriva. Non so da dove arrivano le pallottole. Oh, di qua? Sì, è di qua. Ok, mi è piaciuta questa morte così drammatica.
Un attimo, devo prendere un po' di cose. Aspetta, ragazza. Se trovo i cadaveri, ecco, perché sennò già abbiamo una pistola carica. E no, adesso c'è da guidare la macchina, ragazzi. Mi ero dimenticata questa. Dimenticata questa cosa, adesso vedrete quante volte moriremo. È vero, questo gioco qua in ogni capitolo c'ha un inseguimento con queste macchinette in cui devi guidare e sparare a scelta, non so, dipende da chi è che stai guidando, ma credo sia quasi sempre lui, perché lei non lo so se la guideremo mai, non mi ricordo più niente. Comunque, vabbè, lui continua imperterrito, anche se gli sparano dietro, deve andare a trovare sto tesoro, sto Eldorado. E adesso c'ha lei dietro. Ma nessuno che si cura del fatto che Sally sia morto? No. Ed, che bello trovarselo sul gruppone. Forse non è adesso che dobbiamo guidare. Treasure of El Dorado, and it's brought us here to this tiny island in the middle of the Pacific Ocean. Ah, ecco, forse dovremmo guidare una specie di baracchino sull'acqua per trovare l'isola. Perché è possibile che finiamo da qualche parte con sta aereo col muso infilato a terra o esplodiamo per aria, ecco. Ogni volta, ogni volta ci sparano dietro, boh, siamo già fatti, bene, perfetto. Ma perché lo riprendi mentre state per morire? Non ha senso, dai. No, dovete fare come Indiana Jones, dai, tirate fuori un gommone e andate giù con quello. Cosa sono? Giubbottini di salvataggio da mettere. No, non ci credo, veramente. Ah no, forse è un paracadute. Dai, è tanto, se state su, morite comunque, quindi tanto vale morire in altri modi, almeno tentate. Tu rimani sull'aereo? Il che significa che lo devo guidare io? Dai, salta, ragazza. Sì, non è che te lo può promettere, eh. Ok, è andata bene, dai. Adesso non so dove si infila con quel coso, però. Sì, appunto. Cioè, che bella facciata a terra. Ma scusa, allora cosa sei stato lì fino all'ultimo per fare? Boh, un po' rincoglionito sto ragazzo. Beh, rispetto a tutto quello che hai fatto prima, ti ho fatto morire 6 o 7 volte cascando sulle rocce, questo non è niente. Adesso non si apre il paracadute. Ah no, si è aperto un uovo. Ah beh, c'è un buco. Lo sapevo, doveva esserci qualcosa che non andava. Nice. Io sarei morta in quel momento lì, perché un'altra delle cose che mi fanno paura sono le cose abbandonate, che si vede che sono secoli, che sono lì, in mezzo alla natura. Mamma mia, che paura. Cosa ti manca toccandoti dietro? Cosa hai visto che ti mancava? La mappa? La pistola? Cosa ti manca? Strangers trying to kill me, leave my map on a burning plane. Ah, Plane is missing. Elena, Looks ah, like you're ok. dead. That's great. It's a great start, Ok, mate. abbiamo passato comunque un altro capitolo. Però mi piace, vabbè, il fatto che lei si chiami Elena, non me lo ricordavo assolutamente. Sally non è stato neanche calcolato nelle cose brutte che sono capitate negli ultimi 20 minuti. Però la mappa che è bruciata l'aereo, guardate, fa ancora fumo. Va bene. Ah, si è accasciato per la stanchezza. Forse perché è triste per Sullivan. Vabbè, allora andiamo avanti e credo che quel cancello possa essere un buon punto dove guardare. Cosa può esserci dopo? Vediamo. Ecco, questo è il metodo Leon Kennedy.
Vai, ancora no? Mi sta inquadrando quello, quindi io deduco che devo sparare a questo coso qua. Dai. Ah, che intelligenza sovrumana, eh? Nemmeno Leon Kennedy arrivava a ciò. Ok. Anche queste sono location che mi mettono un po' di ansia. Però vediamo adesso cosa troveremo sulla nostra strada. Possiamo non morire cercando di scendere giù di qua? O dobbiamo morire per forza? No, però ha fatto un verso di dolore. Non so bene come siamo sopravvissuti a tutto quello che abbiamo passato, però qua c'è qualcosa che luccica. Certo, perché non prenderlo? Bello. Ok. Non so quanti ne abbiamo persi nel frattempo, però quelli che possiamo li prendiamo. Anche perché iniziando un nuovo gioco non so se mi ha... No, non credo che mi abbia cancellato quello che avevo, i risultati raggiunti, gli incredibili risultati raggiunti con le altre run, però no, con l'altra run, è una sola. Io provo ad andare di qua perché più che altro mi ha fatto arrampicare, quindi vediamo cosa c'è di qua. Però non lo so. Sì, dai, direi che ho fatto giusto. È da qua che parte la cascata, quindi va bene. Allora, vediamo. Di qua non è che c'è niente da prendere, no? Andiamo nell'acqua con i piedini. Oh, è un tucano quello. Tucano! Porca miseria, vorrei venire a vederti, ma non posso perché non so come salire lì sopra. Che bello. Stavo dicendo che probabilmente dobbiamo cercare lei, no? Che da qualche parte sarà finita, sta benedetta ragazza. Forse riesco a passare di là. No, non mi fido. Come potrei mai? No, non posso passare di là. Dai. Non ditemi che posso passare di là perché non è vero. Mi fate morire. Perché se provo mi fate morire. Oppure finisco nell'acqua di sotto. Proviamo a fare sto salto. Io non mi fido. Proviamo. Wow! Oh ragazzi, andiamo dal tucano! Andiamo dal tucano! No! È scappata! Non è che mi dici dove devo andare? No, col tuo volo, no. Proviamo ad andare qua. Allora, visto che c'era il tucano, lo prendo come un segno, ecco, Here they forse come. era il segno giusto. Ok, allora mi devo nascondere. Ci sono anche armi da prendere, ma va? Eh sì, mica che l'avevo persa. Mica che avevo perso qualcosa in giro, giustamente. No, ti devi mettere di qua, Nathan, perché sennò non ne becchiamo manco mezzo. E quello anche. Nasconditi, mannaggia. Che bastardi che sono sti tizi. No, di qua, Nathan. Ok, o ce n'è qualcun altro che viene fuori appena metto fuori la testa? No, è perché qua devo fare l'asse d'equilibrio, quindi non sparatemi per favore. Adesso prendo tutto quello che avete. Ok, qua. Ah, posso. Non è che siete proprio fornitissimi, dai. Su, su, su. Qua c'è roba da nascondersi, quindi ok, dietro. Aspetta, aspetta che adesso ti becco subito. Basta? Posso fidarmi? Non lo so. Eccolo lì, dov'è? Dove sei? Dove sei, bastardo? Mi sono nascosto dalla parte sbagliata. È di là che devo andare, mannaggia, non lo sapevo. Via, levati! Ok, via. Siete tanto fighi tutti vestiti con i giubbotti antiproiettili, però intanto. Avevi appena lanciato una bomba? Te la sei tenuta in mano? Fantastico. Di qua? Ma no, niente che nessuno lascia niente qua. Che bello sto rumore quando tiro su la. Posso arrampicarmi su sta cosa? No, eh. No. Boh, io vado giù di qua, sperando che non mi sparino dietro. Ok. Posso colpirvi da qua o scateno l'inferno?
Ma a me fa piacere scatenare l'inferno, però. Io li colpirei da qua, così. No, no, ti ho visto. Che mira. Oh, è esploso qualcosa anche lì. Bene, e devo. Lo so che devo attaccarmi a quello. Non so come farò, ma ci proviamo. Wow, ok, bene. Sotto, sotto ancora, così non moriamo. Immagino che sia quello il punto, no? E non vedo niente. Non vedo nessuno che mi spara. Devo muovermi di là, mi sa. Ok, qua. Sì, con sta pistolina, però, mannaggia, vorrei qualcosa di più potente. Vieni fuori. Mi sto prendendo. Se mi sposto di là, mi sposto di qua. Ah, ecco, se c'era un motivo per spostare su di qua. Almeno ho questo qua. Non so se è più potente, però ci proviamo. Dov'è? Continuano a nascondersi. Ma come fate a colpirmi da lì? No? Porca miseria, ho fregato. Mi ha anche dato dello stronzo. Mi ha dato dello stronzo. Ok. Io vedo un sacco di pistole luccicare là in fondo. Vorrei andare a prenderle. Anche perché non so da dove mi stanno sparando. Dammi l'altra, va. Beh, oddio, non è che siamo messi meglio con questa, però vediamo. Lì c'è roba. Aspetta, no, fammi andare qua. Lo so, fermo. No, dall'altra parte, fermo qua. Ok. No, dall'altra parte, girati, mannaggia, Nathan. Dove sei? Oh mamma, ma dove... Ah, quello, voglio sparare a quello. Eh? Non dovevi farla, sta mossa. Ti ho sparato mentre scendi. Guarda questo! Ho finito i colpi, era così bello. Stavo facendo un sacco di cose positive. Adesso devo andare. No, eh sì, tira cose a caso. Adesso vengo a prenderti a scarpate, toh. Te. Va. Pensa un po'. Sto facendo cose che non devo fare. C'ha non ragione. No, porca miseria. Guardate come è morto male. Però forse sono già alla seconda parte di tutta questa tragedia. Aspettate, no, quello voglio colpire. Aspetta, fermo. Vieni di qua. Vieni giù. Quello. No. Hanno già sparato al coso. Volevo sparare al barile. Maledetti. Buonanotte. Preso. Vedete che c'è una bomba qua. Adesso la uso. Adesso la uso. Come faccio a usare la bomba? Eccola qua. Vai. Tirala. No. Non so come si tira la bomba. Ma pensa un po'. Ma non è giusto. Non mi ricordo come si tira. No, non mi ricordo come si tira la bomba. Ah, devo lasciare. Ok, niente, come non detto. Che devo fare? Allora, ok, devo usare questa perché non ho più colpi. Dai, che adesso ce la facciamo. Sto cercando di capire da che parte sono girato, però ce la posso fare. Dov'è? Ok.
Devono arrivare altri, sono sicura. La maggior parte di loro si è ammazzata da sola. Oh, adesso sono indecisa. Porca miseria. No, prendo questo, dai, perché sapete che il fucile per me è il massimo. Ok, teniamo il fucile, vediamo come va. Ok, la follia è finita? Perché? Dove devo arrampicarmi? Perché loro sono scesi dall'alto, quindi mi sa che devo trovare il modo di salire. Vediamo se riusciamo. Allora, qua. Ok, bene, bello. Wow. Nice, mi piace. Mi piace. Sì, sto andando dalla parte giusta, immagino, eh. Dove? Dove siete? Ce la faccio a passare di là? Sì, dai. Anche se... Perché ho sparato? Perché continui a sparare? È di qua che stanno sparando, no? Guarda te! Che ha fatto il figo. No, 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 no! Ok, adesso la tiro anch'io perché ne ho due. Adesso te la tiro anch'io. Eh? Te. Adesso che ho capito come si tira, avete visto? Che bello, che soddisfazione. Ah, anche te che devi ricaricare, Nate. A posto? Secondo me è a posto. Secondo me posso andare a prendermi un po' di colpi. Ah no, ok. Ma non detto. Ma guardate che tristezza. Così impari, te. Dove sei? Mamma, quanti siete? Adesso vi lancio un'altra bomba anche a voi, te. Sperando di aver fatto qualcosa. Non sono sicura, però lo spero. Devo prenderne altre, perché le bombe sono divertenti. Dai. Oh, wow! Quella ce ne aveva una a portata di mano, evidentemente. A posto o c'è qualcun altro che mi sta sparando? Ho visto che qualcuno che mi sparava. Ecco. Ho finito i colpi. Puoi farti prendere. Ecco. Il fucile è bello, però perché 8 volte ti devo sparare col fucile? Dovrebbe essere una e basta. Proprio senza fare storie. Altro? No, non volevo quello. Voglio tenermi il fucile. Però ho bisogno... lo sapevo. Ok. Adesso qua nella confusione rischio poi di lasciar due armi che invece mi piacciono e non voglio. Il fucile me lo vorrei tenere, no? Il Kalashnikov te lo puoi tenere. Per adesso, tanto non ha una grande... non è molto potente. Però, per chi non è molto preciso come me, è meglio effettivamente del coso. No, è la parte sbagliata, Nate! Di qua! Ok. Dove? Lì dietro ce n'è uno? No? Quanta drammaticità. Qua. Sto finendo i colpi, ragazzi. Adesso va a finire che devo venire a prenderli. Ok, tu. Chi altro? E qua c'erano dei modi per capire se avevamo finito o no. Che era forse in Resident Evil. O in The Last of Us c'è chi dice, boh, siamo a posto, è pulito. Invece qua mi sembra che finisca la musica. Solo che io non sto sentendo niente perché figuriamoci ogni volta. È sempre la stessa storia.
Hai finito di parlare? E non sento, come al solito. No, no, vedete, questo che non voglio fare. Questo credo che sia una cosa che c'è anche in Call of Duty, che devi lasciare una pistola per prenderne un'altra, un'arma per prenderne un'altra, ma sinceramente non va. Una volta che ne scelgo una, io sono fedele. Ok, questa era la cosa inutile che andava fatta. Va bene, allora andrei giù di qua, perché mi sembra un posto nuovo. E beh, ma ce la faremo ad andare di qua? Sì, ce l'abbiamo fatta. No, non così, Nate. Mamma mia. No, allora proviamo così. Ecco, esatto. Di qua? No, qua su, così, così. Ah, ok. Ok, esatto, era quello che volevo fare anche prima, però me l'hai fatto fare. Perché mi cambi l'inquadratura? Che già faccio fatica a saltare in questo modo. Dai, fai bravo, Nate. E anche il gioco. Ok, allora è qua che devo andare. Se c'erano i corvi, è qua che devo andare. Yes. No, 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 beh. Ok, io sto per dirgli qualcosa di brutto, sto ragazzo, eh? Ok. Non so dove sono, ma penso che sia la strada giusta, perché altre cose non ne vedo. Esatto, è la strada giusta, perché se ci sono questi qui, è la strada giusta di sicuro. E anche qua la tragedia era necessaria. Non posso aspettare. Lo faccio fuori subito, faccio prima. Ne sento un altro, ma non so dov'è. Dove sei, ragazzo? No, mi sa che ho sbagliato posto. Ah, eccolo lì. no, 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 no. No, perché mi ammazzate così. Datemi il tempo un attimo. Oh, mamma. Non so da dove arrivate. Faccio fatica per quello. Ok. Almeno la salute la recupero in fretta. Sento ancora gente che spara, non so da dove. Potrei arrampicarmi volendo, ma non so se vi perderei arrampicandomi. Dove cacchio è andato sta creatura? Ah, eccolo lì. Dai, te spari come uno scemo, facendoti sentire. Non è colpa mia. Se sei scemo così. Vediamo di qua se c'è altra gente. Mi sa che devo andare giù di qua. Miseria. Questo qua è un fucile? Perché mi dai int? Ah, Sherry. ma non devo sparare a questo. Devo sparargli? No, non devo sparargli. Ma perché mi dai la. Devo guardarlo per forza. Non lo voglio guardare. Devo andare a prendervi un po' di cose che ho lasciato qua indietro. No, vedete che mi danno il consiglio di prendermelo. Sto mitra, però non voglio. Voglio tenermi per adesso, mi tengo la pistola. Se altre granate sarebbero gradite, tanto per dirvelo. Però mi sa che dobbiamo cercare di non morire attaccandoci in posti. Va bene, proviamo. Allora, andiamo lì. Ok, sì, senza appenderti con una mano, Neta, non fare il drammatico, eh? E qua. Ok. Che cosa è crollato sotto i miei piedi prima che me ne andassi? Allora, no, oh mamma mia. Qua non posso attaccarmi. Sì, posso. Perché la vedo male cercare di. È giusto, non è giusto. Adesso finisco. Ok. Era giusto. Mamma mia. Che culo pazzesco. Oh, mi stanno sparando. Mi stanno sparando. Tirati su e nasconditi. No, no, tirati su e nasconditi dopo, rincoglionito. Bello questo salto. L'hai fatto per fare il figo, però, perché non era necessario.
Posso guarire e ricominciare a sparare, grazie. Poi? No, perché qua io faccio salti pericolosi e non posso permettermi di ricevere questo trattamento, eh. Oh, non saltare così tanto, ma qua serve che io vada? Proviamo. Sì, mi sa che serve, porca miseria. Aiuto! Ok, dai. Sì, sì, qua sotto, ma vai veloce, vai veloce! No, Nate! Oh, mamma mia! Ci hanno anche mostrato la morte orribile che ha fatto. Che, cioè, alla fine è andato lì, non è che... Li ho già ammazzati, ok. Alla fine è andato nell'acqua, non credo che sia una morte così... sicura. Vabbè, però, se lo dicono loro, va bene. Adesso però fallo veloce, Nate. Perché io mi dimentico sempre che devi... Ma non con la pistola in mano, non era necessaria. La pistola in mano, fai anche più fatica. Minchione. Adesso cominciano a spararmi di nuovo dietro. Ok. No, adesso? No, non posso andare lì. Lo sapevo. Non cadere. No! Nate, no! 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 Oh! Oh, ma dove dovevo andare? Dove? Adesso, con tutto l'affetto. Oh, riproviamo. Secondo me lì è ok. Però mi sparano. Ma guardate, che vita difficile che devo fare. Guardate. Ok. Ma io posso cercare di spararti con la pistola da qui? No, eh. No, non posso neanche cercare di stare appeso. Proviamo da qua. Ecco, questa è una bella cosa. Wow. Ok. Nice. Però devo muovermi. Devo muovermi. No, no. Ok, ho capito cosa devo fare. Ho capito, sì. Che andiamo avanti così un'ora e mezza a vederlo cadere da qui. Ah. Va bene, allora devo andare sulla macchina, però con un pochino di serenità. Non mi mettete ansia. Ecco, perché se mi mettete ansia faccio male le cose. Ecco, allora, così. Ok. Lì? Lì in mezzo? Va bene. Ok, basta che non mi crollano sotto i piedi, io posso anche farcela, non è difficile. Ecco, qua dovrei essere abbastanza al sicuro. No, perché mi sparano dietro. Vi lancerei una bomba se avessi la certezza di farvi fuori, ma da qui non ne sono tanto sicura, quindi preferisco usare la pistola. E non ho più colpi. Adesso è un bel casino. Dove? Lì? Sì. Ok, il ragazzo ha effettivamente doti atletiche non indifferenti. Ok, direi che siamo vagamente fuori dalla cacca, forse. Se non mi fate saltare più, va un pochino meglio, ma giusto un pochino. Qua posso arrampicarmi? No, devo andare giù di qua per forza. Immagino di dover prendere questo, ecco, e poi fare l'asse d'equilibrio veloce veloce, ok, poi qua do per scontato che forse qua c'è qualcosa per attaccarsi. No, e allora dove devo andare?